A casa mia c'erano i tedeschi e quindi non andavo a dormire a casa mia. Andavo in una casa di un vicino che abitava dalla parte opposta della strada dove abitavo io, che aveva una casupola che i tedeschi non ci andavano perché non c'era posto, perché allora avevano anche i cavalli, i tedeschi avevano dei cavalli, le carrette che tiravano i cavalli per trasportare le munizioni e così. Poi avevano anche dei mezzi motorizzati, avevano i carri armati, avevano anche dei camion, avevano così. Allora dormivo in questa casupola in un rifugio, a dire la verità, che non mi piaceva tanto perché era dentro ad un pagliaio. Allora c'erano i pagliai, i mucchi del fieno e della paglia, allora le balle non si facevano, le balle di paglia di fieno come si fa attualmente. Ero io, un cugino il figlio di questo, del padrone di casa, diciamo, e un altro ragazzo della nostra età, del vicinato. I tedeschi erano in ritirata, la strada, sentivamo il traffico dei tedeschi, eravamo in casa a mangiare. E ricordo un altro particolare che fa un po' ridere. Questa famiglia avevo un albero vicino alla strada dove dormivano i polli appollaiati, le faraone, ma anche le galline dormivano su un albero vicino alla strada. Quando passavano i tedeschi nelle notti di luna, vedevano questi polli, allora gli sparavano con i mitra, il parabellum lo chiamavano loro, avevano un mitra dei tedeschi. E poi sparavano i polli e poi se li portavano via per mangiarli. Allora il padrone di casa aveva detto con sua moglie, la chiamava Sumie, sua madre la chiamava, come dire mamma. Oi, le ore che mangiai dutrine che non che polli, cioè vogliamo mangiarne anche noi dei polli, perché? E allora aveva cotto tre o quattro di questi polli e stavamo mangiando di questi polli. Le scarpe slegate nei piedi, perché quando venivano a bussare alla porta, noi avevamo la scappatoia, si andava dalla cantina e dalla cantina c'era una porticina che andava a finire nella stalla dell'asino. E poi dopo di lì c'era una finestra che si usciva e andavamo fuori all'aperto. Ricordo che lì c'era l'argine del fiume, c'era un rifugio anche nell'argine del fiume, ci mettevamo là. E allora la prima volta che venirono a bussare la porta ci andò bene, prendemmo le nostre scarpe e via. E